Ciao a tutti, sono Giovanni e benvenuti ed in questo video voglio parlarvi di una particolare struttura armonica che probabilmente molti di voi già conosceranno, che è fondamentale conoscere e padroneggiare per affrontare il cosiddetto repertorio degli standard, vale a dire quell'insieme di brani che fanno parte del cosiddetto songbook americano, cioè quelle canzoni che venivano utilizzate nei musical di Broadway e in altre situazioni che sono state prese dai jazzisti per utilizzarle nei loro repertori. Questa struttura armonica è il cosiddetto secondo quinto primo. Come dice il nome, è formato dal secondo grado della tonalità, il quinto grado della tonalità e infine il primo grado della tonalità. Quindi, se siamo in Do maggiore, il primo grado ovviamente è Do maggiore, avremo Re minore, Sol settima, Do maggiore. In questa struttura, come vedete, abbiamo il quinto grado, la dominante, che poi risolve al primo, quindi una tensione che si va, diciamo, ad accumulare, che poi si risolve e scema andando al primo grado. Il secondo quinto primo lo si può trovare in tonalità maggiori e in tonalità minori. Quindi possiamo avere, per esempio, Re minore, Sol settima, Do maggiore, per quanto riguarda appunto un secondo quinto primo maggiore, ma potrò avere anche, per esempio, Re semidiminuito, Sol settima, bemolle nona, Do minore, quindi un secondo quinto primo minore. In questo video parlerò del secondo quinto primo maggiore. Questa struttura, tra l'altro, si presta a tutta una serie di sostituzioni armoniche. Per esempio, potrò trovare la sostituzione di tritono, di cui ho già fatto un video che vi invito eventualmente a recuperare, ma potrò trovare, per esempio, alterazioni del quinto grado. Quindi magari questo Sol settima potrò trovarlo Sol settima bemolle nona, Sol settima alterato, Sol settima bemolle sesta e tutta una serie di combinazioni che ovviamente sta poi al compositore andare a attuare. Perché è importante questa struttura? Perché questa struttura la si trova praticamente in ogni standard che è stato scritto. Quindi è fondamentale prenderla, isolarla e affrontarla in tutte le tonalità. La prima cosa da fare è ovviamente semplicemente andare a eseguire gli arpeggi su questa struttura. Adesso affronteremo semplicemente degli arpeggi con le quartine, quindi quartine formate da primo grado di un accordo, terzo grado di un accordo, quinto grado di un accordo e settimo grado di un accordo. Quindi nel caso del primo accordo, Re minore settima, quindi il secondo grado, avrò primo grado, terzo grado minore, quinto grado, settimo grado minore, quindi Re, Fa, La, Do. Nel caso del quinto grado avrò primo, terzo, quinto, settima minore, quindi Sol, Si, Re, Fa. E infine nel caso del Do maggiore avrò primo, terzo, quinto, settimo, quindi Do, Mi, Sol, Si. Quindi la prima cosa da fare è suonare questi accordi arpeggiati dalla tonica alla settima. Quindi semplicemente in maniera ascendente. Faccio questa cosa su tutte le tonalità. La posso fare sul ciclo delle quinte, quindi tonalità di Do, tonalità di Fa, tonalità di Si bemolle e così via, ma posso farlo anche per semitoni, quindi Do, Do diesis, Re diesis e così via. E così via su tutte le tonalità. Fatto questo, suono la stessa cosa in maniera discendente, quindi partendo dall'alto, dalla settima e tornando alla tonica. Quindi Do, La, Fa, Re, Si, Sol, Si, Sol, Mi, Do. Stessa cosa la faccio in tutte le tonalità. A questo punto posso fare ascendente, discendente, ascendente.
ascendente. Bene, fatto questo, cosa che potrà richiedervi un po' di tempo, passiamo ai rivolti. Infatti per adesso abbiamo eseguito questi arpeggi in posizione fondamentale, cioè partendo come prima nota dalla tonica. Passiamo al primo rivolto, vale a dire questo arpeggio eseguito a partire dalla terza, quindi nel caso di re minore fa, la, do, re, si, re, fa, sol, mi, sol, si, do. Quindi esattamente le stesse note, però stavolta partiamo dalla terza. Anche stavolta lo facciamo discendente. In tutte le tonalità, poi ascendente, discendente, discendente, ascendente. Fatto questo, anche questo richiederà un po' di tempo, passiamo al secondo rivolto, cioè stessa cosa, ma partendo dalla quinta, quindi la, do, re, fa, sol, si, sol, si, do, mi. E anche questo lo faremo in tutte le tonalità. Ascendente, discendente e ascendente, discendente e discendente, ascendente. Infine facciamo il terzo rivolto, cioè stessa cosa ma a partire dalla settima. Quindi do, re, fa, la, fa, sol, si, re, si, do, mi, sol. Stesse combinazioni. Tutto ascendente, tutto discendente, ascendente, discendente, discendente, ascendente. Vi consiglio di prendere solamente una delle varie possibilità per volta, per esempio oggi faccio solo posizione fondamentale in maniera ascendente e farlo assolutamente tutte le tonalità. Fatelo lento, prendetevi il vostro tempo, ma fate in modo di farlo in tutte le tonalità, cercando il più possibile di rendere uguale la capacità di esecuzione, quindi cercando di rendere sempre più simile la difficoltà che avete con il Do maggiore a quella che avete con il Do diesis, in sostanza, o un'altra tonalità più complessa. Ovviamente ci saranno sempre tonalità più agevoli di altre, però cercate di mirare a renderle più simili e più omogenee a livello di difficoltà. E poi ogni giorno fate un'altra combinazione diversa, quindi prendetevi tutto il vostro tempo. È fondamentale fare questo esercizio come se fosse una cosa automatica, senza bisogno di pensare, perché poi ovviamente quando poi andiamo a suonare non abbiamo il tempo di pensare alle note che stanno dentro un 2-5-1, quindi è importante avere l'ausilio di un'esecuzione completa di tutti questi arpeggi in maniera da essere consapevoli delle note che vanno a formare l'accordo. Vedrete che questo vi aiuterà enormemente a livello di consapevolezza armonica e vedrete che poi farete l'orecchio anche su questo tipo di progressione e quando ascolterete un brano riconoscerete questo è un 2-5-1. Spero che questo video sia stato di vostro interesse, ovviamente proseguiremo gli studi da fare su questa particolare struttura armonica perché è ricca di sfaccettature, però io inizierei da questo passaggio perché è assolutamente fondamentale. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, ad accendere la campanellina per le notifiche, lasciare un commento e condividere questo video. Grazie e a presto.